io volevo provare a porre alcune riflessioni che attengono appunto anche ai temi dell'assemblea di oggi, no? Perché capire se è possibile o meno, no, andare a costruire, no, una giornata di mobilitazione generale, di scioperi, di manifestazioni, di lotta in maniera che sia unitaria, se questo è possibile oppure no. Io vorrei partire da un dato che è uno dei problemi che viene posto come discriminante, è quello del rapporto che c'è tra le normative vigenti in termini di rappresentanza e di formalizzazione dei rapporti di lavoro e la lotta di classe. Io penso che, senza andare tanto indietro nella storia, no, del movimento operaio, penso che abbiamo davanti a noi alcune esperienze anche di lotta, no, che si sono date recentemente in questi ultimi anni, di cui si è parlato anche prima, e che si sono collocate all'interno di una trasformazione profonda del mercato del lavoro, no? E della composizione di classe, perché sappiamo come in tutti questi anni quali trasformazioni profonde ci siano state appunto all'interno di come è stato organizzato il lavoro, anche il rapporto sulla distribuzione con le merci, il ruolo strategico sempre più che ha avuto anche la logistica. L'esempio è questo: noi siamo partiti insieme al SICOBAS e anche ad altri, che in condizioni di schiavitù che c'erano chiedevamo l'applicazione del contratto collettivo nazionale firmato da CGIL e CGIL, perché le condizioni che esistevano in quei magazzini erano al di fuori di qualsiasi anche articolo che poneva le condizioni minime del rispetto del lavoratore. Siamo partiti da quello. Siamo partiti mettendo in campo forme di lotta illegali, blocchi della produzione, scontri con la polizia. Abbiamo messo in campo, subito dopo che abbiamo conquistato delle condizioni di rispetto contrattuale, abbiamo stravolto completamente il contratto nazionale, abbiamo conquistato delle condizioni migliorative del contratto nazionale, abbiamo conquistato la rappresentanza e il diritto alla rappresentanza, abbiamo migliaia di delegati sindacali in tutta Italia che hanno i permessi sindacali, che hanno diritto di fare le assemblee retribuite di posti di lavoro, anche se la norma contrattuale non lo prevede, perché noi come organizzazioni sindacali non ritenute maggiormente rappresentative, non firmatari di contratti nazionali, non dovremmo fare tutto questo. Allora, questo per dire cos'è importante. È importante l'aspetto formale. Se io ho un RSE, è un problema che riguarda noi in una partita di scacchi. Noi, se hai rapporti in forza che sono pari, non riesco a menare la partita, ma se riesco, vuol dire, a stravolgere io, imporre io le regole del gioco, lo impongo io. Se sono debole non sono in grado di imporlo. Questa è la realtà della lotta di classe. Allora io trovo veramente un po' ideologico soffermarci sul fatto, noi abbiamo firmato anche noi alcune robe su alcuni posti di pubblico impiego e in alcune situazioni di servizi per avere anche una rappresentanza sindacale unitaria, ma questo non vuol dire che noi accettiamo quella legge, come non l'abbiamo accettata nella logistica. Ieri abbiamo fatto un'assemblea con 200 delegati sindacali, tutti regolarmente pagati per venire all'assemblea, e dove abbiamo discusso di come organizzare questa giornata di sciopero, che se è il 27 o il 10 non è importante quello, ma come nei territori si intreccia con l'aspetto dell'immigrazione, dei profughi, dei nazisti, dei fascisti che stanno riprendendo piede all'interno delle città, a Padova, a Venezia hanno fatto i cortei, Forza Nuova e le ronde come fanno a Roma e ad altre parti. Dobbiamo intrecciare questa realtà. I femminicidi, il fatto della violenza sulle donne, l'abbiamo posta a un'assemblea di lavoratori stranieri
e sappiamo bene tratti anche la cultura che c'è, di introdurre elementi di riflessione culturale, finisco. Abbiamo posto il problema dell'ambiente, vediamo cosa sta succedendo, le catastrofi che ci sono, allora cosa serve se ho un aumento di 200 euro al mese quando un acquazzone mi porta via la casa. Questi sono i temi che dobbiamo introdurre nella giornata di lotta nazionale che dobbiamo portare in campo. Per questo io dico, l'appello che faccio è questo: parlare alle robe concrete, allo scontro vero di classe, non gli aspetti formali che non ci hanno mai interessato e non ci interesseranno mai.